Da domenica pomeriggio non si hanno più notizie di un cane, è un maschio meticcio di taglia molto piccola, è di colore marrone sfumato nero, porta un collare con un piccolo campanellino al collo ed è stato smarrito tra Cacciarasca e Miramonti. Chi avesse notizie utili può chiamare il 339-1899-883. Ci spostiamo a Borgo Taro, dove ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al nido di infanzia per il prossimo anno scolastico. Le domande redatte su apposito modulo disponibile presso l'ufficio istruzione nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato debbono essere presentate all'ufficio protocollo entro il 31 di maggio. Anche le conferme di frequenza devono essere presentate entro questa data. Possono essere presentate richieste di iscrizione anche per i bambini la cui nascita avverrà entro il 30 giugno di quest'anno. Possono inoltrare la domanda anche coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione nel registro della popolazione residente del comune. Per essere considerati residenti nel comune di Borgo Taro, l'iscrizione deve avvenire entro il 31 maggio di quest'anno. Vi ricordo che il servizio è aperto anche ai cittadini residenti nei comuni limitrofi, solo però a disponibilità di posto. E adesso ci spostiamo di nuovo, questa volta andiamo a Berceto, dove si è tenuto un corso interessante che ha avuto un buon successo di pubblico, di partecipanti, di cittadini, pane e internet. Sono l'insegnante di lingua inglese della scuola media di Berceto, che fa parte dell'istituto comprensivo di Fornovo di Taro, e nel comune di Berceto, grazie ai finanziamenti ricevuti dalla regione Emilia-Romagna, a metà febbraio circa è iniziato un corso denominato Pane e Internet, rivolto a disoccupati, casalinghe, pensionati e tutti insomma gli interessati che appunto volevano intraprendere un percorso di approfondimento di quello che è appunto l'argomento della tecnologia, che insomma oggigiorno è presente nella quotidianità più che mai. Il corso consiste in 10 incontri di 2 ore ciascuno. A Berceto è stato un successo perché è stato possibile attivare 2 cicli appunto di questo corso, quindi abbiamo in realtà 20 incontri da 2 ore ciascuno. Ciascun corso ha visto la partecipazione di almeno una decina di iscritti più vari altri che si sono presentati come uditori, quindi insomma sicuramente un bilancio positivo. Gli argomenti trattati all'interno del corso sono diciamo da una parte più teorica di conoscenza della macchina computer, diciamo così, fino a la spiegazione di appunto come si magari organizzano i file nei computer piuttosto che la videoscrittura, e una parte notevole invece dedicata alla gestione della posta elettronica e alla navigazione in internet. Il tutto è ovviamente seguito da parti pratiche nelle quali gli studenti si cimentano appunto nella creazione di account di posta elettronica, piuttosto che navigazione in vari siti e utilizzo di appunto magari social network e cose varie. Ecco, io so che il corso si tiene nella sala multimediale della scuola media. Assolutamente, per questo corso abbiamo avuto la possibilità di utilizzare la struttura ben fornita della scuola media di Berceto, nella quale ci sono una decina di computer che sono stati messi a disposizione, quindi i partecipanti ne possono usufruire per l'intera durata del corso. L'arte del fumetto è protagonista a Borgo Taro. Dopo gli incontri con Leo Ortolani per Ratman e Claudio Nizzi di Tex, la Biblioteca Manara organizza per sabato l'incontro con lo storico disegnatore di Zagor, Gallieno Ferri. L'appuntamento è per le 15.30 al Museo delle Mura in via Battisti. Massimo Beccarelli intervisterà il grande disegnatore che, attraverso le domande che potranno giungere anche dal pubblico di appassionati, proverà a ripercorrere la storia di questo grande eroe senza superpoteri, che dal 1961 ha fatto la storia davvero del fumetto italiano per la casa editrice Bonelli. Con oltre 20.000 tavole realizzate, Ferri è il disegnatore che ha proposto più pagine per un singolo personaggio nella storia della Sergio Bonelli Editore. È inoltre ad oggi il secondo più prolifico disegnatore in assoluto della casa editrice dopo Francesco Gamba. E a proposito di presentazione di libri, si è tenuto sabato quello di Valerio Varesi a Bedogna.
Valerio Varesi sta vivendo in questo periodo una delle più grandi soddisfazioni che possono capitare ad uno scrittore. Il suo editore ha infatti deciso di ristampare il primo libro della serie dedicata al commissario Soneri, una serie che consta ormai di 11 volumi, ciascuno costituito da un episodio a sé stante, che era stata aperta parecchi anni fa dal romanzo Ultime notizie di una fuga, liberamente ispirato alla vicenda della famiglia Caretta, la cui ristampa è stata presentata presso la Biblioteca Comunale di Bedonia dal circolo di lettura Primo Lagasi. Sono molto contento che il mio editore l'abbia ripreso, anche perché uscì in una tiratura limitata dall'editore Moby Dick di Faenza e era da tempo esaurito, quindi in qualche modo abbiamo voluto attestare, insomma dare conto dell'atto di nascita di questo personaggio. Un personaggio, quello del commissario Soneri, è entrato ormai nell'immaginario collettivo. I racconti delle sue indagini sono stati tradotti in diverse lingue e sono stati oggetto anche della serie televisiva Nebbie e Delitti, che aveva come attore protagonista Luca Barbareschi, un personaggio vagamente somigliante al commissario Maigret di Georges Simenon, ma con tutta una serie di proprie peculiarità, tra cui una spiccata parmigianità. Il mio commissario, sì, è un personaggio che entra molto nella città perché è parmigiano, perché sa, conosce molto bene Parma, perché conosce anche i giri politici, gli anfratti della città, una città che dove non si spara con la lupara, non ci sono morti eclatanti, ma ci sono invece una serie di delitti che soprattutto sono motivati dalla corruzione, sono motivati dalla ricerca della ricchezza, delle scorciatoie per arrivare al denaro. Quindi Soneri è un personaggio che entra nella parmigianità in questo senso, ma anche dal punto di vista proprio dei costumi. Uno che ama molto la tavola parmigiana, uno che ama i vini nostri e i nostri prodotti. Valerio Varesi ha ora in cantiere il 12° romanzo della serie del commissario Soneri che, come il primo ispirato alla vicenda della famiglia Caretta, prende spunto da un fatto reale della cronaca parmigiana degli ultimi anni, ovvero la corruzione nell'amministrazione pubblica emersa in seguito all'inchiesta Public Money. Ho voluto raccontare questo scandalo parmigiano che ha culminato nell'arresto del sindaco e di alcuni maggiorenti del suo partito, perché in qualche modo in chiave miniaturizzata però è identico alla corruzione, ai procedimenti, ai processi corruttivi che vigono anche altrove. Quindi in questo libro non c'è tanto il racconto di un delitto, ma c'è proprio la ricostruzione di un contesto criminale che è contro la pubblica amministrazione, come dicono i giudici, vale a dire con le mazzette, con il denaro che passa sotto banco in cambio di favori, con tutto un contesto che è in qualche modo criminale, nel senso che poi induce al decadimento morale intero di una città, peraltro che ha già avuto parecchi scandali, soprattutto ricordiamo quello nel 92 del pentapartito, quello della Parmalat, quello dello scandalo urbanistico ancora negli anni 70, fino a quest'ultimo che purtroppo connota la città come una delle capitali purtroppo della corruzione, almeno in Emilia Romagna. Il meteo di domani, mercoledì 2 aprile, avremo nuvolosità alta e stratificata con locali addensamenti sui rilievi, poco probabili precipitazioni, anche deboli. Temperature stabili, le minime tra 6 e 8 gradi, le massime tra 14 e 20 gradi, i venti saranno deboli variabili. Vi ricordo la programmazione serale, cominciamo intorno alle 20.45 con Festival e alle 21.40 il documentario Atlas e al termine il nostro TG. Grazie come sempre per averci seguito, buon proseguimento di serata, a domani.